cambia siamo noi. Flora nasce con la realizzazione di oli essenziali, puri 100% da agricoltura biologica e biodinamica. E nel nostro listino abbiamo oltre 150 oli essenziali di piante mediterranee e di tutto il mondo, prodotti in aromaterapia che vengono poi abbinati agli oli vegetali come possono essere quelli di mandorla, quelli di nocciola, di jojoba, che vengono utilizzati per la cura e il benessere del viso e del corpo. Abbiamo spaziato in prodotti per la casa, come possono essere prodotti per l'igiene, prodotti balsamici per l'inverno, come prodotti per tenere lontane le zanzare d'estate. Abbiamo delle tisane per il benessere, oli protettivi dopo sole, quindi tutto quello che è possibile avere per un benessere psicofisico. Viviamo in un ambiente come quello della Toscana, qui nelle colline di Pisa, che è un territorio idoneo per la coltivazione delle piante aromatiche. Quindi noi siamo da anni impegnati nella rigenerazione del suolo, di suoli in cui normalmente viene coltivato cereali in metodi diciamo convenzionali, in una riconversione di coltivazione biologica e biodinamica delle piante officinali, in modo tale da avere sul nostro territorio la produzione sempre più ampia di piante aromatiche per essere distillate nel nostro stabilimento con i nostri distillatori. Noi come Flora siamo capofila di questa cordata di una decina di aziende agricole. Stiamo entrando nel cambiamento dell'ambiente e quindi è uno sviluppo finalmente ecologico e integrale di un territorio meraviglioso come questo delle colline pisane. L'olio essenziale viene estratto sul luogo di produzione. In Piemonte, per esempio, abbiamo centinaia di ettari destinati dove appunto fanno issopo, calendula, estragone, camomilla, salvia officinale. Abbiamo comunque il nostro bergamotto che viene dalle zone della costa ionica della Calabria, come il limone, l'arancio, i nostri mandarini siciliani, che scegliamo nelle zone specifiche andando a incontrare, conoscere gli agricoltori in modo tale che si possa instaurare un rapporto di fiducia tra produttore e consumatore e avere per ognuno di loro comunque un controllo terzo delle caratteristiche delle loro coltivazioni, delle loro trasformazioni in oro essenziale. La cosa più importante è il nostro cliente e la responsabilità che abbiamo di dargli un prodotto di altissima qualità, proviene da un importantissimo rispetto delle regole della natura per la sussistenza, la vita stessa del pianeta. Io ho sempre avuto chiaro di voler costruire un gruppo. Noi abbiamo cominciato nel 1989, era il 4 agosto. Ora siamo un gruppo di 30 persone che lavorano stabilmente qui. Noi 30 anni nel tempo siamo poi cresciuti in maniera molto armoniosa, a una media di una persona l'anno. E anche il nostro listino era di poche decine di prodotti, ora arrivare a un listino dopo 30 anni di attività di 350 articoli. Il tempo dedicato per esempio all'assistenza o alla formazione sulla comunicazione ecologica l'abbiamo fatto per tantissimi anni. L'emissione, l'ascolto, il feedback, la negoziazione come elementi quotidiani di rapporto tra colleghi che devono lavorare. Noi non abbiamo conflittualità perché non ci arriviamo, noi affrontiamo i piccoli problemi. È un elemento di aggregazione per la formazione del gruppo. Ecco, l'Italia che cambia credo per me sarà
quella che si prende cura non solo dei propri affari, ma si prende cura degli affari collettivi, perché solo prendendosi cura anche degli affari collettivi, la felicità e il benessere è destinato ad aumentare. E questa è una legge naturale. Quindi l'Italia che cambia è quella che si prenderà cura degli spazi comuni sempre di più, oltre che ai propri. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.